amici ed amiche del Bar del Baseball, buonasera e benvenuti all'appuntamento, il solito appuntamento con l'analisi della Serie A2. Si sono concluse in questo weekend le semifinali e da sabato si partirà con le finalissime che decreteranno le quattro squadre che parteciperanno alla Serie A1 2019. Partiamo ad analizzare le gare con ordine. Partiamo dal Bollate che dopo la doppia vittoria in Toscana contro il Grosseto ha perso nettamente 14-1 gara 2, ma ha saputo rifarsi con gli interessi 16-3 con un big inning da 10 punti all'ottavo che ha deciso la contesa, quindi formazione di Oberto che si è schierato in battuta con ottimi risultati, soprattutto in gara 4 per lui che è un grande lanciatore. Si ritroverà in finale ad affrontare Redipuglia che è una delle sorprese di queste semifinali. Affrontava un Collecchio in crisi che nell'ultima parte di stagione a lui aveva avuto molte difficoltà a conservare il secondo posto dopo le due sconfitte in terra friulana. È stata sconfitta Collecchio anche in gara 3, ancora una gara di misura, ancora una gara all'extra inning 4-3, Collecchio che riusciva a rimontare allo svantaggio iniziale 3-0, ma Lombrandi collato su Dalla Turca ha deciso la contesa e la serie. Quindi Bollate Redipuglia con inizio a Redipuglia il prossimo weekend è una serie molto equilibrata. A mio parere Redipuglia potrebbe anche fare lo scherzetto ai Lombardi. Mentre qui non ci sono state sorprese, a favore del pronostico era ed è stato rispettato dal Castenaso che dopo la doppia vittoria non facile in quel di Modena ha vinto agevolmente 10-3 la gara 3. Righetti bene sul monte, Perazza devastante con due home run nel box di battuta e Castenaso la favorita affronterà il Torino. Torino che da neopromossa ha centrato alla fine playoff, battendo Cagliari alla penultima giornata due partite fuori casa, ha spodestato al terzo posto Brescia nell'ultimo turno e ha vinto contro la seconda regione di Viterbo, l'unica sfida arrivata a gara 5. Si era uno pari dopo la doppia gara di Torino, vincente di Taddeo come al solito, ottima partita con play game 10-1 in gara 3, un altro con play game. Questa volta per lo straniero del Viterbo, Ochoa 5-0 in gara 4 della domenica mattina. Torino non aveva di più, soprattutto sul monte di lancio. Buono Lomonte che ha guidato al 15-7 finale il Torino. Torino era già 9-0 al terzo inning. Quindi vittoria agevole per i piemontesi che brindano un'aspettata finale scudetto che partirà proprio a Torino nel prossimo weekend. Da sfavoriti contro il Castenaso. Nei campioni d'Italia dell'Imola, dopo il 2-0 a Bologna, hanno perso agli extra inning 9-4 all'undicesimo gara 3. Non si è però persa d'animo la formazione campione d'Italia della Federale 2017 e ha battuto 4-2 con la solita coppia Sosa-Salas-Jace di Bologna, brindando alla finale, finale che vedrà affrontare il Senaco. Senaco dopo le due bellissime partite di Nettuno che abbiamo ripreso noi del Bar del Baseball, due partite finite di misura, ha vinto in maniera più agevole in casa 5-2 essendo sempre in vantaggio gara 3, 10-4 gara 4 si era in equilibrio 2-2 fino al sesto, poi una volta sceso Canache per il Nettuno i rilievi non sono andati bene, quindi esce la formazione idraulica e Senaco che andrà a affrontare da sfavorito l'Imola dal prossimo sabato. Chiude il lotto delle finali Macerata Godo. Macerata, come tutte le altre prime della regular season, si è qualificata in maniera molto agevole. Due vittorie nette, roboanti a Brescia, ancora più di livello la vittoria casalinga, addirittura 17-3, subito in vantaggio dai primi inning, con Lopez devastante, non marano 8 punti battuti a casa, bene Soleanna sul monte, anche i soliti Vrocic Morresi, quindi Macerata che ospiterà, anzi no, che prima andrà a far visita al Godo, che come ho detto era una delle squadre più in forma della fine della regular season, mantenuto la forma anche durante la pausa. Affrontava un'altra mia favorita per l'accesso in Serie A1, quel New Black Panthers dei Ronchi Legionari che tanto aveva fatto bene il girone B dietro al Castenaso. Dopo le due sconfitte di russi, i friulani hanno vinto una bellissima ed emozionante gara 3 per 11-10, erano stati avanti tutta la partita, si sono fatti rimontare per poi vincere con un singolo di Bertossi al nono inning, walk off single. È stata bellissima anche gara 4, tirata, ottimo riello per il
Godo che ha portato fino al 2-0 all'ottavo inning, al nono con più matti, c'è stata la rimonta dei padroni di casa, che però è terminata con il 2-1, uomini e gli angoli, una volata a destra ha sancito la chiusura della serie a favore del Godo, che affronterà a Macerata in quella che a mio parere è la serie più bella dal pronostico più aperto. Quindi riepiloghiamo le quattro finali, Re di Puglia bollate, si inizierà Re di Puglia il prossimo sabato, Torino Castenaso con inizio a Torino, Senago Imola con inizio in Lombardia, come detto Godo Macerata con inizio in terra emiliana. Dal vostro Emanuele Di Nari del Bar del Baseball è tutto, un appuntamento con l'analisi della prossima settimana. Ben ritrovati amici del Bar del Baseball, terza e quarta giornata dell'intergirone di softball Serie A1. Vediamo cosa è successo sui campi di gara. Bussolengo porta a casa entrambi gli incontri nell'anticipo di mercoledì scorso con Saronno, ma cade al primo incontro di domenica con il Nuoro. Si prende la rivincita nel secondo incontro con un secco 7-0 al quinto inning. Nuoro incassa la vittoria con Bussolengo dopo la sconfitta con le Metalco Thunders nei due incontri di sabato, il secondo dei quali perso solo all'ottavo inning per un punto. Saronno lascia i due incontri di anticipo di calendario al Bussolengo e si aggiudica entrambe le partite di domenica con le Metalco Thunders. Forlì si aggiudica entrambe le gare di sabato con il Parma e quelle di domenica con il Collecchio. Si aggiudica anche un posto per disputare la serie finale e deve ringraziare per l'aiuto il Bollate, che ha fermato le inseguitrici più prossime. Ottimo fine settimana per Ilaria Cacciamani, sempre protagonista in pedana di lancio, e per Erika Piancastelli e Jasmine Jackson, che hanno battuto un fuoricampo ciascuna. Il Parma vince due incontri con il Montegranaro dopo la doppia sconfitta con Forlì. Gara 2 ben comandata dalla pedana di lancio di entrambe le squadre, con Vittoria Brown e Arianna Paulson come protagoniste. Sarà Montegranario che segnerà la sconfitta del Collecchio in gara 2 di sabato, unica soddisfazione di un weekend che vede lasciare sul campo 3 incontri su 4. Collecchio può ancora sperare nei playoff dopo la sconfitta del Caronno. Bollate non si ferma, ma con Pianoro sabato ha dovuto sudarsi la vittoria fino all'undicesimo inning. Doppia vittoria domenica con la Sestese, che frena per 4 inning la forza del Bollate prima di cedere. Bollate apre gara 2 con un fuoricampo di Amanda Fama per mettere in chiaro che è quella la squadra più forte del campionato. Nessun problema ovviamente per Bollate riguardo alla fase finale, sono sicure della presenza. Caronno perde la prima partita di sabato con la Sestese e recupera la seconda. Sembra perdere la convinzione e ne approfitta il Pianoro, che porta a casa entrambe le partite di domenica. Bollate irraggiungibile in testa alla classifica del girone A, seguito da Caronno, Collecchio, Saronno, Nuoro e Parma, e nel girone blu la classifica è comandata da Bussolengo, seguita da Forlì, Pianoro, Sestese, Castellana e Montegranaro. Anche per questa settimana è tutto. Vi do appuntamento alla prossima. Dal Bar del Baseball, Cristina Pivirotto. Con uno sweep inflitto ai Giants nella serie da 3 conclusa la notte scorsa, i Brewers chiudono un ciclo di 6 partite casalinghe, che comprendeva tra l'altro anche lo scontro diretto contro i Cubs, vinto 2-1, con 5 vittorie ed una sola sconfitta. Adesso Milwaukee è a meno 2 dalla vetta della Central Division di National League, sempre in mano a Chicago, che comanda con 83 vittorie e 59 sconfitte e che è sotto 2-1 nella serie da 4 giocata a Washington. Gara 4 in programma la notte scorsa, non si è disputata per il maltempo ed è stata rinviata proprio a valle della prossima serie, che vedrà Chicago impegnata in casa proprio contro i Brewers. E dietro le due rivali, St. Louis ha rallentato il passo e si trova ora a 4,5 dalla vetta. È lotta a 3 anche nella West Division di National League, dove si è appena consumato lo scontro diretto tra Colorado e Los Angeles, con i Dodgers che si sono imposti a Denver per 2-1. La distanza tra Rockies, avanti a tutti con 78 vittorie e 64 sconfitte, e i californiani è di solo 0,5, con i Rocks, che devono giocare una partita in più e che sono attesi da una serie da 4 contro Arizona, al momento terza in classifica, a meno 2,5 da Colorado. Grazie ad un calendario più agevole, a trarne vantaggio potrebbero essere proprio i Dodgers, che invece saranno ospiti dei non irresistibili Reds.
Sempre meglio invece la situazione dei Braves, che allungano a 4,5 la distanza da Philadelphia e che con 79 vittorie e 60 64 sconfitte guidano la East Division di National League. Per i Braves si fa sempre più concreta la possibilità di vincere il pennant di East Division per la prima volta dal 2013 e per la prima volta nel nuovo stadio, il SunTrust, inaugurato all'inizio della scorsa stagione. Nella lotta alla wild card di National League, i due slot utili al momento sono occupati dalle due squadre, dalle due contendenti della Central Division, cioè i Milwaukee Brewers e i St. Louis Cardinals. Ad insidiare St. Louis c'è Los Angeles a meno 1 dal secondo posto, Arizona a meno 3 e Philadelphia a meno 4,5. In American League sembra ormai accertata la presenza alle postseason di Boston, che con 98 vittorie e 46 sconfitte guida la East Division, e dei New York Yankees, che sono meno 8,5 dai Red Sox, ma che guidano la wild card con 2,5 di vantaggio sul secondo posto al momento in mano ad Oakland, terza classificata delle wild card e unica in grado di poter insidiare perlomeno la seconda posizione. Sono i Seattle Mariners, ma che sono a 7,5 da Oakland. Se Boston è relativamente sicura di conquistare il pennant di East Division per la terza volta consecutiva, nonostante ci siano in ballo ancora due scontri diretti contro New York, ancor di più lo è Cleveland, a cui mancano appena 5 vittorie per essere matematicamente certi della tripletta nella Central Division di American League. Con 81 vittorie e 62 sconfitte, gli Indians hanno messo insieme una distanza di 15,5 dai Twins, che sono secondi in classifica di questo girone. Resta invece incerta la situazione della West Division di American League, dove gli Astros, avanti a tutti con 89 vittorie e 54 sconfitte, non riesce a scrollarsi di dosso Oakland. Gli Ace, dopo aver vinto 2-1 la serie contro New York ed aver svilupato Texas nella serie da 3, si riportano a meno 2,5 da Houston, che comunque sembra in forma ed è uscita vincitrice 2-1 nella serie a Boston. Per il momento è tutto, ci rivediamo la prossima settimana.